Buon pomeriggio a tutti e bentrovati in questo webinar che mi fa piacere, insomma, poter tenere in prima persona. Vedremo infatti uno dei miei set preferiti, probabilmente quello con cui mi diverto di più ultimamente, e parleremo di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero del punto d'incontro tra STEM e storytelling, tra coding e capacità espressiva. Parleremo infatti di Lego Education Spike Essential, un set di robot didattici, diciamo per parlare in termini di bando STEM, perfetto sia appunto per le discipline più tecnico-scientifiche, ma molto aperto decisamente all'espressione personale, allo sviluppo di tutte quelle che sono le competenze più inerenti, diciamo, all'area umanistica. E queste due componenti in qualche modo rappresentano anche il mio carattere, le mie passioni, e quindi mi piace sempre poterle unire. Per cui di solito sapete che invito i formatori, però stavolta ho detto mi voglio divertire in prima persona e spero vi divertirete con me. Allora, prima di entrare nello specifico, vi ricordo che il webinar sta avvenendo in modalità webcast, questo significa che non possiamo interagire a voce, ma potete insomma scrivermi le vostre domande. Verosimilmente vi risponderò in privato, nel senso che ho diverse cose da tenere a mente oggi, non faccio tanto ruolo di regista, ma più che altro proprio quello di relatore. Se riesco a qualcosa vi rispondo già in diretta, mi fa piacere, se no non vi preoccupate, vi rispondo in privato. Allora, per quanto riguarda le slide, oggi ce ne sono tante, per cui in certi punti vedrete che andrò molto veloce, anche perché certe cose le ho dette in incontri precedenti, in incontri passati. Comunque non vi preoccupate, io ho proprio scritto tutto quello che ritenevo utile per la lezione, per il materiale che vi volevo lasciare alla fine di questa giornata, e quindi vi invieremo tutte le slide che vedrete, anche quelle dove andrò molto veloce. Un'altra informazione importante è che ovviamente vi arriverà il certificato di partecipazione. So che qualcuno è preoccupato perché se, ogni tanto siamo un po' in ritardo, ma è tanto il lavoro in questo periodo. Non vi preoccupate, se partecipate in diretta il certificato di partecipazione vi arriva entro qualche giorno, massimo una settimana, ecco, rispetto alle dirette. Altra cosa fondamentale, vi invieremo anche la registrazione, per cui appunto se in certi punti vado veloce, non vi preoccupate, potete andare poi a rivedervi, a soffermarvi su quelle parti che magari sono quelle un pochino più in cui uno vuole approfondire, non so, la parte in cui si vede la costruzione, la programmazione e così via. Allora, vediamo subito cosa ci aspetta. Scusate, piccola premessa di servizio, stavo per dimenticarmene, non c'entra con il webinar di oggi, ma abbiamo lanciato una campagna benefica a favore di un'associazione che opera in Ucraina, in particolare a favore dei bambini di malati oncologici pediatrici in Ucraina, con una piccola associazione che abbiamo scelto perché opera concretamente nel territorio e ci rende anche più facile, insomma, poter monitorare dove andranno i fondi che destineremo a questa causa, visto che sono legati ai vostri acquisti. Ci sembrava giusto anche nei vostri confronti e corretto poter tracciare in qualche modo quello che andremo a fare. Quindi mettiamo a disposizione questa campagna, ne potete sapere di più sul blog Innovation for Education, abbiamo comunque mandato anche una mail rispetto a questa iniziativa, se avete voglia di prenderne parte, anche semplicemente condividendo un post, ci fa molto piacere, insomma. Allora, iniziamo. Chi sono? Allora, come vi dicevo prima, Lisa Lanzarini, magari mi avete visto in qualche webinar, io sono abbastanza, diciamo, confusa nel mio percorso, nel senso che ho fatto il liceo scientifico, poi ho studiato lettere, ho fatto una specializzazione in filologia moderna, quindi mi piacciono proprio tanto le storie ed è per quello che parleremo di storie oggi, poi ho un master in economia e mi sono appassionata di robot, quindi tutte queste cose cercate di mettervele insieme nel webinar di oggi. Sono tante componenti, ma ci tengo a farvelo notare perché spesso tendiamo a no, identificare le persone con un'etichetta. In realtà le etichette che ci possiamo mettere addosso, quindi quello bravo in matematica, quella appassionata di musica, quello che non lo so, ama ballare e così via. Ma in realtà, lo sappiamo bene, siamo personalità complesse, composte da tanti elementi diversi.
diversi. Ecco, quello innanzitutto quindi su cui mi voglio soffermare è che quel gioco immersivo attraverso i Lego, in particolare attraverso questo set che insiste molto sulla caratterizzazione dei personaggi, sul gioco di ruolo, sull'identificazione delle emozioni, si punta molto attraverso l'esperienza diretta ma simulata, quindi attraverso delle attività già suggerite da Lego Education, a lavorare proprio su questo aspetto, cioè identificare quelli che sono i vari aspetti caratteriali di una persona, le varie dinamiche che la portano ad agire nel mondo, che la portano ad appassionarsi a delle cose. E in qualche modo si vuole aprire anche la testa, ragazzi. Non è detto che se sei bravo in matematica tu non possa essere bravo anche in italiano, non è detto che se non ti piace disegnare, non ti debba piacere progettare un'astronave, ad esempio con degli stecchini di legno ricavati dagli gelati che hai mangiato e così via. Insomma, abituarsi a rimettersi sempre in gioco, non dare nulla per scontato. Perché siamo qui a parlare di questo? Perché Campus Tour è partner italiano di Lego Education da oltre 20 anni, 20 anni fa, più di 20 anni fa. Portammo in Italia il primo robot educativo, che era proprio di Lego Education, l'RCX, bellissimo peraltro, e continuiamo a collaborare con Lego proprio a strettissimo contatto. La settimana scorsa era con Elia, Parfit appunto di Lego Europa. Siamo rappresentanti dell'Italia sempre a tutti gli eventi internazionali di Lego Education, siamo stati molte volte a Billund, molte volte a Boston, la settimana scorsa eravamo appunto con Elena Vitti che abbiamo portato proprio in rappresentanza degli insegnanti italiani a Boston con noi e così via. Quindi possiamo affiancarvi veramente quando acquistate Lego Education con una consulenza personalizzata, sia prima della vendita, in qualche modo consigliandovi cosa fa meglio per voi, cosa rientra meglio nel progetto, ad esempio se avete un progetto polimorfo in qualche modo, come può essere quello del bando STEM, vi possiamo dire cosa si adatta meglio alla vostra idea e poi vi possiamo aiutare in tutte le fasi del processo. Abbiamo sempre tantissime scatole in pronta consegna, quindi questo vi garantisce di norma, salvo momenti molto particolari, la consegna dei prodotti in tempi molto brevi e poi possiamo fornirvi anche tutta la formazione successiva, la formazione per i docenti. Siamo l'unico ente in Italia che è certificato sia dal Ministero dell'Istruzione per la formazione del personale dei docenti, quindi possiamo mettere i corsi anche su Sofia. Che è certificato da Lego Education per la formazione degli insegnanti. Abbiamo infatti tutta una serie di Lego Education Academy Teacher Trainer, che sono appunto insegnanti certificati da Lego Education per poter spiegare in qualche modo l'approccio Lego alla didattica. Campus Tour è ovviamente il sito dove potete trovare Lego Education in Italia, quindi assolutamente il punto di riferimento. E poi ovviamente mettiamo i nostri set anche su MEPA perché anche lì lavoriamo. Però se volete approfondirli, visto anche che MEPA di solito ci lega molto in termini di spazio sulle descrizioni, eccetera, trovate tutto descritto sul sito Campus Tour. Che è interessante anche perché abbiamo tutta una sezione dedicata ai bandi e finanziamenti, in cui è interessante perdersi perché all'interno di ogni bando andiamo a raccogliere tutte quelle che sono le informazioni utili per quel bando, quindi scadenze, avviso ministeriale, graduatorie, ma anche matrici di spesa pronte, configuratori personalizzabili, calcolati, idee di progetto e così via, che possono sempre tornare utili. Vi ricordo poi il blog Innovation for Education, dove oltre a raccogliere la maggior parte delle registrazioni dei webinar che abbiamo tenuto almeno negli ultimi 2 anni, se non in tutta la nostra storia, trovate tante utili informazioni, articoli di approfondimento, news, lezioni pronte, video, che vi consiglio di guardare, appunto. E poi vi ricordo il nostro ufficio gare, che è sempre a vostra disposizione, senza impegno, potete contattare sia telefonicamente che all'email che vedete in questa slide in sovraimpressione. Siamo presenti in tutta Italia con centri di assistenza e installatori dedicati, certificati e formati da noi. Questo è particolarmente importante per bandi che richiedono, diciamo, delle installazioni importanti, come ad esempio il bando Digital Board che stiamo seguendo in questo momento praticamente in tutta la penisola, quindi vi consiglio di rivolgervi a noi. E poi, come vi dicevo, siamo un ente di formazione certificata. Fatte queste premesse,
entriamo nel vivo della trasmissione di quello che ci aspetta oggi, l'Equation Spike Essential. Qui andrò molto veloce, perché? Perché abbiamo già tenuto due incontri dedicati, diciamo, alla parte più teorica di Spike Essential, mentre oggi vogliamo vedere come combinarlo effettivamente con storytelling. Per cui andrò come un treno per non occuparvi tutta la serata, insomma. Spero mi vediate bene perché sono in una stanza con una luminosità un po' particolare e mi scuso con chi dice che non mi sente tanto bene. Ho tolto le cuffie proprio perché mi possiate sentire meglio. Cerco di scandire il più possibile. In ogni caso, appunto, vi ricordo che vi invieremo la registrazione. Allora, cosa vedremo oggi? Allora, dopo una rapida introduzione a che cos'è l'Education, perché tra voi c'è sempre qualcuno di nuovo, quindi è giusto soffermarsi almeno sulle premesse essenziali, vedremo nello specifico le caratteristiche fondative di l'Education Spike Essential, capiremo come si utilizza, perché materie può essere utilizzate, inserendolo all'interno del LEGO Learning System, e poi discuteremo di alcune idee di attività e qui mi soffermerò di più. Spero non mi prenderete per sciocca per le attività che vi proporrò. LEGO Education è la divisione del gruppo LEGO dedicata al mondo della scuola. LEGO nasce nel 1932 con uno scopo: fare giocattoli che aiutino in qualche modo a imparare agli studenti. LEGO, infatti, è la crasi di due parole di origine danese che sono leg e got. Ha la stessa radice del good inglese, leg significa giocare, quindi lego significa giocare bene. Nonostante noi da latini magari siamo portati a pensare che sia legato in qualche modo all'assemblamento, no? Al mettere insieme le cose, visto che si parla di mattoncini, ma no, nasce con l'obiettivo di far giocare bene i bambini, quindi farli giocare in modo intelligente, in modo sano. In qualche modo, ecco, LEGO Education nasce in qualche modo per ribaltare il paradigma rimanendo perfettamente coerente all'interno della famiglia LEGO, cioè se LEGO è giocare bene imparando, LEGO Education è imparare bene giocando, quindi imparare divertendosi, imparare facendo esperienza, imparare mettendo le mani direttamente su delle strutture. Qui vedete già un'anticipazione di quello che dopo vi proporrò come attività. Parte da un presupposto che le nostre mani conoscono più di quello che sappiamo e che attraverso l'esperienza spesso tendiamo a ricordare delle cose di cui non eravamo pienamente consapevoli e tendiamo anche a costruire delle conoscenze più difficili da scalfire, più difficili da dimenticare. Io faccio sempre l'esempio del gelato. Ovvero, quando parlo di apprendimento esperienziale, io posso aver mangiato il gelato più buono del mondo, tenervi qui 2 ore a raccontarvi quanto è stato buono e sicuramente magari vi resta impresso il racconto perché nessuno parla di un gelato più 2 ore, vi resta impresso magari anche per un anno, così. Però se tra 10 anni vi chiedo, qualcuno vi chiede, ma qualcosa circa questo pomeriggio, probabilmente non vi ricorderete di questo gelato. Se io invece sono convinta che sia un buon gelato e vi porto a mangiarlo e voi lo gustate in prima persona, mettete in gioco i vostri sensi, mettete in gioco la vostra esperienza, create un ricordo che mette voi in prima persona. Quindi vedete, passiamo da un'esperienza raccontata, quindi da una conoscenza puramente trasmissiva, a una conoscenza che viene condivisa attraverso l'esperienza. Ecco, la premessa è questa delle attività che si mettono in gioco. E si mettono in gioco per un apprendimento che non è solo cognitivo, ma che vuole toccare tutti gli aspetti che sono identificati come fondanti dell'apprendimento attraverso un approccio olistico, quindi abilità fisiche, creatività, competenze sociali, competenze emotive e abilità cognitive, appunto, che sono quelle che di solito identifichiamo come apprendimento, ma che in realtà è molto più sfaccettato e complesso, soprattutto quando vado a lavorare con bambini piccoli, insomma, con i più giovani. Ed è fondamentale rispetto a questo set, visto che con LEGO Education Spike Essential, scusate, ci rivolgiamo principalmente alla scuola primaria, fin dal primo anno della scuola primaria. Molte costruzioni sono proprio semplici, semplici, pensate per non richiedere particolari abilità di costruzione, non richiedere abilità di lettoscrittura, perché si lavora per immagini anche all'interno del software. LEGO Education Spike Essential fa parte del LEGO Learning System, questo sistema educativo, sistema d'apprendimento costituito da tanti set LEGO Education che partono dalla scuola dell'infanzia. Abbiamo set che possono essere usati già da
a partire da un anno e mezzo, due, fino ad arrivare alla scuola secondaria, con varie vocazioni. Ho set pensati per lavorare sulle emozioni, set più pensati per lavorare sugli ingranaggi, le ruote, le pulegge, quindi più STEM, set pensati per approfondire concetti di robotica educativa, di coding, di tecnologia e così via. Ogni set ha una sua vocazione, ma il punto è che tutti i set in qualche modo si parlano tra loro. Spike Extension stesso, ad esempio, tra le proposte di attività ha anche delle lezioni in cui si combina la scatola di Spike Extension, fare così, con Brick Commotion, ad esempio, quindi il set che abbiamo visto la settimana scorsa, che serve per ragionare sulle scienze in qualche modo unendole al mondo degli sport, quindi prendendo un po' in prestito certi elementi del mondo degli sport. Quindi nascono per essere combinati, proprio perché nascono e si basano sull'elemento costruttivo più semplice che conosciamo anche nelle nostre classi, che è proprio il mattoncino, il classico mattoncino Lego. Allora, di cosa si compone Spike Essential però? Non solo di mattoncini. Abbiamo la scatola di mattoncini, appunto prima ve la mostravo, all'interno dei vassoi per l'ordinamento dei pezzi, eccetera, si presenta così. Una parte di hardware intelligente costituita da un cervello, appunto, che vedremo nello specifico, anzi ve lo mostro magari. Scusate, vedete qui. Da una matrice LED, da un sensore di colore, barra prossimità e da dei motori. Una serie di contenuti e lezioni pronte, disponibili in digitale, ma anche digitale si possono convertire in un formato PDF per essere scaricati ed eventualmente stampati. Ad esempio, la parte relativa alle schede proprio didattiche da dare agli studenti può essere stampata e data loro in formato cartaceo, li posso plastificare e passarle di ora in ora in modo da poterle pulire anche più agevolmente. All'interno dell'ambiente in cui trovo contenuti e lezioni, che sì, si trovano online, ma si trovano anche proprio nell'app, nel software gratuito che accompagna il set, ho anche un ambiente di programmazione in cui posso fare coding sia con un sistema di programmazione a icone, a simboli, pensato proprio per i più piccoli. Parlo proprio di prima e seconda elementare, ok? Molto semplificato, che per i bambini un pochino più avanzati, un pochino più grandi, verosimilmente dal secondo o terzo anno della scuola primaria, un ambiente sviluppato in Scratch, è proprio Scratch, adattato però all'utilizzo con Spike Essential, quindi in italiano, con blocchetti funzione proprio pensati per tener conto di quello che c'è dentro la scatola, quindi di sensori, di motori, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta la formazione, una formazione che noi vi possiamo erogare appunto e che i docenti possono acquisire, di cui possono dotarsi proprio per approfondire l'utilizzo di questi set, non tanto da un punto di vista tecnico, perché sono semplicissimi, lo vedrete, ma da un punto di vista didattico. Nella fattispecie qui trovate un po' un riassunto di mattoncini, una scatola molto grande, Spike Essential, sono 449 elementi, molti dei qua divisi per colore, catalogati appunto in qualche modo per insiemistica, i colori servono anche poi per la programmazione, con colori pensati per essere inclusivi, quindi parimenti attrattivi per maschi e per femmine, cosa non scontata per un set STEM. Ma soprattutto sono elementi che mi permettono di non avere un robot finito. Ecco la grande differenza di Spike Essential in generale di robot Lego Education rispetto a tutti gli altri robot. Io ho dei mattoncini e poi mi vengono date delle istruzioni per fare dei robot, ma più che dei robot mi viene da dirvi dei sistemi animati che posso animare attraverso il coding, ma se è vero che posso tranquillamente creare un veicolo, ad esempio Seguilinea, come ne ho mille altri in altre scatole, quello lo posso fare, ma posso fare mille altre cose. Posso fare una ruota panoramica, posso fare la scena animata di una storia, appunto, che prende vita, posso fare un castello fatato, posso ricreare un animaletto che si comporta in un determinato modo. Ecco allora che mi si aprono molte più possibilità di azione, molte più attività, e non me le devo inventare, perché molte attività mi vengono già proposte, con tutta una serie di risorse aggiuntive che poi vedremo. Ma nel momento in cui capisco come funzionano, in qualche modo posso dare veramente libero sfogo alla mia fantasia, avere di fatto un set che si presta a tantissimi usi diversi. Poi appunto un hardware intelligente, che qui vedrete riassunto,
tra cui l'inclinometro integrato, che mi dimentico sempre perché non è un sensore che abbiamo a parte, ma è sempre integrato nel cervello del set, diciamo. Quindi il set riesce a registrare se inclino, ad esempio, diversamente una determinata struttura che può essere utile per determinate costruzioni e programmi. E quindi tutto questo insieme mi permette veramente di fare tante cose diverse, non solo dei veicoli, ma tanti modelli, l'altalena, la porta da calcio in cui devo rendere in grado uno dei personaggi che vengono utilizzati proprio di parare i calci di un altro, il sottomarino, la ruota panoramica, la caverna che deve essere sorvegliata perché non vi entrino animali e così via. Nell'app c'è, tra l'altro, è un unico ambiente che racchiude due possibilità. Posso scegliere appunto Spike Essential, che è stato tradotto, devo dire, molto male in Spike Principale. In italiano, purtroppo, per cui io continuo a utilizzare il nome originale. Che trovate qui, oppure Spike Prime, che è semplicemente la versione di Spike Essential pensata per i più grandi, che quindi può essere adottata dalla fine della scuola primaria o meglio nella scuola secondaria, proprio per garantirvi quel continuum anche esperienziale per i bambini che risulta rassicurante e li porta a mettersi in gioco in un ambiente che considerano familiare. Poi c'è tutto l'aspetto del coding, su cui mi sono già soffermata. Anche con degli ultimi utili approfondimenti sulle competizioni di robotica educativa, che io consiglio sempre molto di considerare come esperienza educativa. È vero che voi avete a che fare con i più piccoli, ma ad esempio First Lego League, che è appunto la competizione di robotica educativa basata sui set Lego Education, ha una sezione dedicata già ai bambini della scuola primaria. Dai 6 ai 9 anni e consiglio insomma di prenderla in considerazione perché diventa un'attività molto motivante e coinvolgente per i ragazzi e soprattutto perché si lavora non tanto e o non solo su un progetto tecnico, ma anche su un sistema valoriale, su grandi problemi che riguardano tutti, sulla capacità di inventiva dei ragazzi. È un progetto molto formativo. Io personalmente, in tanti anni che vedo First Lego League, vedo la differenza tra i ragazzi che partecipano e chi purtroppo non ha questa fortuna. È veramente un'esperienza che vi consiglio. Scusate, sono saltata alla fine della presentazione per qualche motivo. Ok. Allora, stavo dicendo, ok, come vi dicevo, abbiamo appunto due modalità di programmazione e poi tanti contenuti testuali. Tra i contenuti, come vedete, il supporto per l'insegnante, vengono identificati per ogni attività gli obiettivi principali, su quale lessico insistere per chiarire con i ragazzi, con i bambini i termini fondamentali per svolgere l'attività. Quali sono le premesse necessarie? C'è quasi sempre un video di accompagnamento che serve a introdurli sull'attività, che andremo a fare. Ci sono consigli per la valutazione per ogni attività, cosa prestare attenzione, visto che è un'attività di tipo diverso, diciamo, rispetto a quello tradizionale. Suggerimenti per la programmazione, quindi per aiutare i ragazzi, ma anche per correggere la programmazione. Attività differenziate, cioè per ogni attività mi viene detto, ok, se un bambino un po' in difficoltà, come gli propongo un'attività più semplice, ma che lo includa comunque nel sistema classe, oppure se ho un bambino un po' più veloce degli altri, come gli propongo un'attività che lo tenga più impegnato, ma che non faccia in qualche modo sentire in ansia gli altri, ma non annoi lui, perché finisce magari molto prima dei compagni. Tutti questi suggerimenti sono già dentro l'app, già dentro le risorse che vengono date appunto all'insegnante per poter essere utilizzate. Le lezioni sono divise in 6 macro unità, divise non tanto per matematica, italiano, scienze, non è quello, perché sono set che lavorano su più concetti, su più competenze contemporaneamente, ma vengono divise per temi che possono risultare accattivanti per i bambini. Quindi ho l'unità parco dei divertimenti, ho l'unità viaggi e grandi avventure. Quindi, ok, sto ragionando sul parco dei divertimenti. Quali giostre ci sono nel parco dei divertimenti? Ok, ce ne sono diverse, le vado a ricreare tutte. E per ognuna, a me, lato insegnante, viene detto, ok, guarda che quando stanno facendo la ruota panoramica, non stanno semplicemente costruendo un gioco, stanno lavorando su tutta questa serie di competenze. Quindi,
osserva queste cose per capire come stanno recependo l'attività. Quindi è molto guidato come set. Ho tutte le istruzioni per i vari modelli proposti, illustrate passo passo, esattamente come i set Lego, diciamo, per giocare. E poi, appunto, mi vengono proposte tutta una serie di attività, qui ne ho messe alcune. Ma proprio queste attività, diciamo, sono pensate per essere in qualche modo attività fine a se stesse, sicuramente attività abbastanza corpose, per ognuna mi viene detto quanto tempo ci vuole per essere svolta, come posso articolarla, come posso presentarla e così via, però in qualche modo sono autoconclusive. Noi invece vogliamo sfruttare queste attività per in qualche modo spingere sullo storytelling. Perché è importante? E perché lo posso fare con Spike Essential? Innanzitutto perché è un set che nasce con questo obiettivo. All'interno della scatola, ad esempio, ho quattro personaggi diversi, caratterizzati ognuno da diverse particolarità. Uno di loro è sulla sedia a rotelle, un altro più piccolo, quindi ha le gambe più corte perché è il piccolino del gruppo, è il fratello minore di uno dei personaggi e così via. Sono due maschi e due femmine e servono ad aiutare i bambini a raccontare delle storie attraverso questi modelli animati che poi vanno a costruire. Ma quando lo fanno non parlano tanto del veicolo, della costruzione, perché poi il momento fondamentale sempre quando si fa robotica educativa non è solo fargli fare l'attività, ma chiedere ai ragazzi di spiegarcela alla fine, perché è lì che vanno a fissare la competenza che hanno acquisito, è lì che ne prendono conoscenze ed è lì che posso aiutarli anche ad utilizzare attività STEM per sviluppare ad esempio il linguaggio, la capacità espressiva, la capacità di mediazione anche con i compagni, perché magari io bambino interpreto l'attività in un modo, il mio compagno la interpreta in un altro, imparo a valutare tutti i punti di vista, tutte le emozioni, perché comunque sono esperienze in cui si mette in gioco anche una bella parte emotiva, quindi come ognuno di noi ha vissuto questa esperienza. Quindi, quando racconto quello che ho fatto, non parlo tanto di un veicolo, non parlo di una macchinina, parlo della storia che mi ha portato a costruire quella macchinina. In qualche modo la storia viene già guidata all'interno del set, attraverso i video appunto introduttivi e i problemi che vengono posti nelle lezioni appunto che vi vengono date a supporto. E la storia che viene proposta in tutte le sfide racchiude sempre un problema, una sfida che in qualche modo i bambini devono risolvere. E all'inizio vengono aiutati a risolvere le sfide, gli vengono indicati i passaggi passo passo. Ma man mano che mi avvicino alla fine di ogni unità, vengono proposte attività sempre più lasciate aperte, sempre più a finale aperto, proprio per permettere anche risultati diversi all'interno dei vari gruppi in cui li vado ad esempio a far lavorare all'interno della classe. In questo modo risulta da subito evidente perché sto facendo quello che sto facendo. Non sto costruendo una macchina per costruire una macchinina. Sto costruendo la macchinina, ad esempio, perché devo assolutamente andare a recuperare le medicine perché mio fratello si è ammalato, siamo persi nel bosco e non abbiamo un mezzo di trasporto e bisogna assolutamente recuperare dei farmaci. In qualche modo anticipiamo la domanda a cosa serve questa lezione attraverso il gioco. Al centro c'è sicuramente un'attività ludica e pratica che aiuta i bambini a ricordare, a fissare i concetti, a creare un'esperienza, a creare un ricordo che costituisco una base solida, scusate, di acquisizione dell'esperienza. Il percorso, il problema, aiuta in qualche modo a interiorizzare questa competenza. Qui capite, qui vi ho messo un po' delle premesse del perché sia così fondamentale lo storytelling. Quali sono le premesse necessarie su cui si basa questo set? Avevamo dedicato un incontro a questa cosa per cui andrò veloce, però la premessa è che noi come umanità impariamo dalle storie da sempre. Da che sia memoria ci sono sempre state storie tramandate in tutte le civiltà, in tutti i popoli, anche a distanza di migliaia di chilometri. L'esperienza in qualche modo della generazione più grande, tramandata, alle generazioni più recenti è sempre passata attraverso delle storie. Ci
perché permettono di trasmettere molte informazioni in poche parole, paradossalmente, perché permettono di veicolare concetti anche astratti, problemi, difficoltà che uno non necessariamente vive in prima persona e permettono di capirli e di prepararsi ad affrontarli, perché semplificano certi concetti, perché connettono e mettono tutti insieme e ci aiutano a sviluppare anche l'empatia nei confronti degli altri. Chiarificano concetti complessi, ci aiutano a ragionare per metafore, quindi ci aiutano a imparare ad astrarre, spingono all'azione, mettono al centro il fattore umano e soprattutto fanno venire voglia di risolvere i problemi. Quasi sempre in una storia c'è un momento, no, che complica l'azione. In particolare oggi vi voglio portare a ragionare sull'utilizzare le fiabe come ambienti di apprendimento combinate proprio al set Spike Essential. Ragionare sulle fiabe come ambiente di apprendimento richiede innanzitutto di passare dal paradigma dell'insegnamento, quindi questa azione puramente trasmissiva, a una visione incentrata più sul soggetto che apprende. Questa visione parte dal presupposto che ogni soggetto abbia un suo ambiente ideale di apprendimento, a misura dei propri bisogni. Quello che facciamo anche attraverso i nostri webinar, con le varie suggestioni che vi proponiamo, è proporvi vari modi, vari ambienti di apprendimento proprio per riuscire a includere in qualche modo tutti gli studenti che avete all'interno della classe. L'ambiente di apprendimento così creato o così inteso si configura come l'ambito nel quale maturare progressivamente la propria capacità d'azione diretta, in cui mettersi in gioco, in cui testare le proprie opinioni, le proprie idee e eventualmente metterle in discussione. Allo scopo di acquisire tutti i dati fondamentali, tutti i tipi di linguaggio e di capacità essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale. Queste non sono parole mie, ma sono prese direttamente dai programmi della scuola elementare, dalla premessa generale pubblicata nell'85 e che trovate ancora nel sito del Ministero dell'Istruzione. Insomma, un ambiente di questo tipo, quindi un ambiente di imprendimento inteso come un ambiente che pone al centro il soggetto che apprende, segna il passaggio da un'elaborazione pura dell'informazione che in qualche modo rende i bambini quasi come degli elaboratori, quindi dei computer, a una ricerca invece attiva del significato da parte dell'allievo attraverso esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo-emotivo, interpersonale e sociale. Stimoli di vario genere avvantaggiano questo tipo di esperienza, soprattutto attività hands-on, attività immersive, attività esperienziali. In tal senso, poi, le fiabe, viste come strutture che ci aiutano a dar forma ai pensieri, che ci aiutano ad affrontare i problemi in maniera astratta, ma attraverso delle metafore in qualche modo rassicuranti, possono essere considerate dei veri e propri ambienti di apprendimento facilitanti rispetto a quella che è l'esperienza, soprattutto dei più piccoli. Le fiabe infatti ci permettono di raffigurare e rendere reali concetti difficili da un punto cognitivo o da un punto di vista emotivo. Molte fiabe, ad esempio, prevedono la perdita di una persona cara, l'incombere di un destino avverso, eccetera, eccetera, e si vede come l'eroe si comporta di fronte a questi fatti che purtroppo prima o poi potrebbe toccare a tutti di vivere. Mostrano anche come comportarsi di fronte a momenti fondamentali della vita, come crescere, come affrontare le difficoltà. In qualche modo sono scuole di rischi sicure, in cui si testano delle possibilità e si mettono in gioco in qualche modo finali e possibilità. La pancia della balena di Pinocchio è sicuramente lugubre e senza speranza di uscita inizialmente, ma poi si trova il modo per far luce, il modo per uscire dalla pancia della balena. Lo trova persino Pinocchio, che è quasi un antieroe nella prima parte della favola di Collodi. E in qualche modo rassicura tutti che sia possibile crescere, cambiare, migliorarsi giorno per giorno. La foresta, incantata, ad esempio, della Bella e la Bestia, può essere grande, può spaventare, ci si può perdere, si possono incontrare mostri, ma se si trova il coraggio, se si rimane fedeli a se stessi e ai propri valori, si può superare e trasformare in un bellissimo regno incantato. E così via. Quindi sono sicuramente ambienti, non ve lo devo insegnare io, insomma, in cui si può fare molto,
molta scuola, ma come si combinano questi ambienti con quello che abbiamo visto? Allora, innanzitutto partiamo da una premessa che in parte abbiamo già detto. Attraverso la fiaba il bambino impara in qualche modo indirettamente sulla realtà e impara in un ambiente che gli resta impresso. Ecco allora che se va a costruire questa fiaba con le sue mani o va a costruire parti di questa fiaba con le sue mani, sicuramente il lavoro di interiorizzazione, quella capacità di test della realtà in ambiente protetto diventerà ancora più indelebile, ancora più rimarchevole. Soprattutto se accompagno il momento di costruzione della storia, e poi vedremo in che modo, con appunto una parte di racconto successiva, che può essere un racconto orale o, soprattutto per i più grandi, scritto, anche con un mix di fonti utilizzate, quindi ad esempio unendo la scrittura a delle immagini o a dei video. Vediamo qualche esempio di fiaba reale che si può svolgere con l'Education Spike Prime. In puntate precedenti abbiamo già visto quali siano, diciamo, i pregi educativi della combinazione tra coding e storytelling, scusate, di coding e STEM. Combinati allo storytelling diventano pressoché imbattibili, proprio per le premesse che abbiamo visto fin qui. Come li posso unire? Allora, l'Education si presta molto bene a unire questi due aspetti che a volte tendiamo a considerare staccati, perché ci permette di creare scenari totalmente personalizzabili e adattarli così alle nostre lezioni, ai nostri obiettivi didattici. I personaggi poi di Spike Essential ben si sposano al gioco di ruolo, alle dinamiche di interazione mediata, proprio dell'utilizzo, ad esempio, sistematico di artefatti cognitivi, seguendo Papert in qualche modo. Inoltre, le lezioni già proposte all'interno dell'app di cui vi parlavo prima si possono facilmente utilizzare come problem solver di problemi illustrati nella maggior parte delle grandi fiabe. E mi spiego meglio. Ci sono varie strutture, vi dicevo, che vengono proposte già tra le attività guidate dell'app, appunto, l'Education Spike Essential. Tra queste, vediamo queste come possono essere utilizzate in qualche modo per parlare di alcune delle grandi storie. Ad esempio, l'attività Allarme Animali è un ottimo punto d'avvio per ricreare la favola dei tre porcellini, proprio perché è in qualche modo un modo per costruire una struttura che reagisca alla presenza di un animale. Al di fuori di una casetta. Quindi posso andare a ricrearle, a ricreare le tre casettine, la casetta di paglia, di legno e di muratura, e vedere come reagisce il lupo di fronte a ciascuna. L'automobile nella caverna, ad esempio, è ideale per ripensare con i bambini a un finale alternativo, ad esempio, della favola Pollicino, perché posso dire a Pollicino di ritrovare la via di casa costruendosi una macchina che si illumini, che gli faccia luce nella foresta e che gli consenta di ritrovare facilmente la via di casa. La missione subacquea può aiutare a ricreare o 20.000 leghe sotto i mari, ma anche ad esempio proprio l'avventura di Pinocchio nella pancia della balena, magari unendo alla struttura costruita con Lego Education del materiale povero e fare così un'attività anche di tinkering per ricreare ad esempio proprio la balena intorno alla struttura che vado a creare con i mattoncini Lego. L'idroscivolante può aiutarci a reinventare le avventure di Bianca e Bernie. Il labirinto straordinario, che è una delle attività che vengono proposte, può addirittura trasportarci nell'antica Grecia, scusate, con Arianna, Teseo e il Minotauro e portarci a ragionare su questo tipo di mitologia. Quindi le attività sono tante, tutte. Per chi lo dice, queste slide ve le lascio assolutamente, non taglio nulla, eccetera. Quindi poi con i nomi di queste attività le potete andare a ricreare nell'app che vi potete scaricare liberamente. Vi metto il link magari qui, anche se non avete il set, per iniziare già a studiarvela un pochino e quindi potete capire un po' come si presenta. Quando ci sentiremo più al sicuro, poi, non dovrò più necessariamente legarmi a una struttura già presentata, nelle attività guidate da Lego Education, ma potrò creare, attraverso le competenze apprese, dei personaggi o delle scene animate variate rispetto a quella che è l'attività guidata, che
che in qualche modo rispondano meglio a quelle che sono le esigenze narrative di una favola sulla quale mi voglio concentrare. Magari chiedendo a un gruppo di studenti di creare un personaggio diverso, a ciascun gruppo di studenti all'interno della classe di creare un personaggio diverso e poi mettere insieme tutti questi personaggi per creare una storia condivisa. Oppure posso partire da una storia invece classica, diciamo tradizionale, che abbiamo letto ad esempio tutti insieme, e andarla a fissare, andarla a memorizzare, chiedendo a ciascun gruppo di creare momenti diversi dell'azione, della storia, quindi vado a identificare le varie parti della storia con ognuno, ad esempio appunto le quattro parti fondamentali di prop della fiaba posso vedere, divido la classe in quattro gruppi, ogni gruppo lavora su una parte, la va a ricreare col suo modellino, poi metto le parti insieme. Storie diverse, oppure posso anche andare a inventare o a ricreare storie diverse, a ricreare ad esempio storie diverse ad ogni gruppo, senza rivelare ai compagni su quale storia stanno lavorando. E poi condividere il proprio modellino con i compagni, chiedendo loro di indovinare se da quello che sono riusciti a costruire si capisce su che storia sono andati a lavorare. Vediamo adesso un esempio di favola invece a modo mio. Quindi una favola in cui reinvento in qualche modo una favola tradizionale attraverso l'education. Questa è un'altra proposta. Allora, per farlo, ci spostiamo su Google Presentazioni. In presentazioni io sono andata a creare un'attività complessa, quindi ho fatto un'attività con i mattoncini, che dopo vi illustrerò, l'ho programmata e poi sono andata a raccontarla attraverso una presentazione condivisa. Spero che la vediate. Scusate. Ok, mi dicono che la vedete, speriamo. E quindi sono andata a creare una presentazione molto molto semplice. Cosa posso fare con gli studenti? Ad esempio, dargli la struttura che io andrò a utilizzare, quindi dargli una struttura proprio semplice in cui dico: qui mi metti il titolo, qui mi metti la situazione iniziale, qui il fatto centrale, la complicazione, lo sviluppo, chiamatela come volete, in base alla terminologia che state usando, condivisa, le parti che state utilizzando. Ad esempio, se utilizzerò prop e le sue parti della fiaba, andrò a fare ad esempio quattro slide, oltre al titolo iniziale, con prima slide equilibrio, poi rottura o stravolgimento dell'equilibrio, peripezie dell'eroe, quindi le azioni dell'eroe, e ristabilimento dell'equilibrio o nuovo equilibrio, quindi le quattro parti. Posso andare quindi a fornire agli studenti già queste slide in qualche modo precompilate e chiedere loro, quindi andando a lavorare anche su competenze di cittadinanza digitale, editing in qualche modo di un media composito, come può essere quello di presentazione appunto di Google, chiedere loro di personalizzare queste slide come gruppo e di andarmi a raccontare quello che hanno fatto. Io vi racconto quello che ho fatto. Ho preso la storia di Cappuccetto Rosso e sono andata a immaginare un finale alternativo. Quindi, situazione iniziale, vedete che qui l'ho combinata anche con una fonte diversa rispetto a quello che è il puro mattoncino, con un disegno. Situazione iniziale, un lupo affamato si aggirava per il villaggio. La carestia quell'anno era stata minacciosa e l'aveva portato a scendere dalle montagne per avvicinarsi alle case dell'uomo, nonostante avesse molta paura. Ecco che la sto già reinventando con i bambini per renderla, diciamo, anche più affine a una moralità che è quella dei giorni nostri. In quegli stessi giorni, una bambina molto disubbidiente, che amava vestire sempre di rosso, si aggirava, carica di dolci da portare alla nonna, per il bosco. E vi faccio vedere come ho già ricreato la bambina con i mattoncini, ok? La nonna era una creatura molto ingenua e, sebbene fosse sempre spaventata, era facile preda dei raggiri dei furbi. Allora ho ricreato anche la nonna, che io ho visto appunto con questa faccia molto spaventata, spero si veda. Non avevo una parrucca bianca, quindi per ricreare i capelli che facessero capire che era un po' anziana, ho usato quest'uovo. E poi l'ho messo in mano del cibo, perché per me le nonne sono associate indissolubilmente al cibo, almeno le mie sono così, e quindi l'ho voluta ricreare in questi termini. Ogni gruppo, ogni bambino andrà a mettere del suo anche in questo lavoro di ripensamento dei personaggi.
Dopodiché, fatto centrale, la bambina dal cappuccetto rosso aveva la fama di essere una sterminatrice di lupi. A causa della sua disobbedienza, più di qualche cacciatore era dovuto intervenire per salvare lei e la nonna dalla voracità dei lupi affamati, che poverini stanno morendo di fame. Quindi stiamo ripensando la storia con un cappuccetto rosso 2.0. Naturina, ecco allora che sono andata a inventare un nuovo personaggio. Ho voluto trovare un eroe, ho voluto trovare un eroe che sia una femmina. Per in qualche modo non dar per scontato che le ragazze o le nonne devono sempre essere salvate dagli eroi. Quindi questo nuovo personaggio che ho inventato, Naturina, la responsabile della difesa degli animali del villaggio, decise allora di intervenire ed evitare così, grazie al suo ingegno, che Cappuccetto Rosso continuasse la sua strage di lupi. Ideò quindi un marchingegno per fare in modo che la nonna riconoscesse subito il lupo quando si presentava alla porta, in modo che la povera vecchina non aprisse, ma passasse da una stretta fessura del cibo per aiutare comunque il povero animale. Allora sono andata a creare questa casetta, poi ve la mostro meglio nelle slide, ho fatto delle foto, in cui c'è un sensore di colore, che è la casina, ho messo delle barre che proteggono la nonna dall'arrivo del lupo, che trovate qui. Quando il lupo si presenta qui davanti, la nonna qui dietro ha questo sensore di colore, scusate, ha questa matrice che reagisce in base a che arriva. Se arriva il lupo, si colorerà di rosso, quindi le verrà detto no, non aprire, al massimo passa del cibo dalla fessura sotto le barre che ti proteggono davanti alla porta. Se invece arriva Cappuccetto Rosso, la matrice qui dietro si colorerà di verde e quindi la nonna saprà che è al sicuro, potrà rimuovere le sbarre e far entrare la nipotina. Questa è la risoluzione di un problema molto semplificata che si può chiedere di far pensare a dei bambini, ad esempio. Qui vedete un po' meglio, spero, vedete ad esempio. Vi ingrandisco questa immagine per capirci. Qui dietro c'è il lupo, lo vedete meglio in questa immagine, quindi il lupo davanti alla porta. La matrice colorata si colora di rosso e dice stop, no nonna, non far entrare nessuno, proteggiti. In questo modo la nonna può decidere di passargli del cibo, appunto, ad esempio il granchio che tiene tra le sue mani. Sotto la porta il lupo può mangiare, essere soddisfatto e andarsene prima che arrivi Cappuccetto e faccia disastri. Qui vedete appunto la programmazione che è molto semplice. Semplicemente sono andata a dire, come vedete in questo ambiente, ho messo un doppio programma, i due programmi coesistono contemporaneamente. Come ho fatto a far riconoscere il lupo e Cappuccetto Rosso? Ovviamente il sensore di colore non riconosce la faccia, riconosce i colori. Cappuccetto Rosso, per definizione, è vestita di rosso. Quindi ho detto nel mio programma: se il sensore di colore rileva il colore rosso, la matrice LED qui dietro darà il verde, quindi il segnale di passaggio. Se rileverà il verde, ho giocato apposta su questo codice incrociato, invece il verde è il prato su cui poggia il lupo, quindi in qualche modo il sensore di colore legge quello e dirà alla nonna: no, attenzione, tieni la porta chiusa. Ecco che in modo molto semplice sono andata a lavorare prima su una competenza, diciamo, in qualche modo tecnica, perché ho risolto comunque un problema attraverso una creazione originale, e poi però ho dovuto dar forma a questa competenza, a questo problem solving, attraverso una storia. Una storia che ha ovviamente anche una conclusione, che viene anche in questo caso combinata ancora una volta con un elemento ancora diverso, quindi con un disegno che in questo caso viene fatto in digitale, non più a mano. Quindi, grazie all'invenzione di Naturina, il lupo sopravvisse, si nutrì e Cappuccetto Rosso, al suo arrivo, trovò la nonna incolume e felice di fare merenda con lei. Morale: non far del male agli altri solo perché non li conosci. Impara a capire le loro esigenze, mettiti nei loro panni e scopri come utilizzare le tue idee, la tua creatività per migliorare la loro vita.
e vivremo tutti felici e contenti. Questa è un'idea veramente semplice, però spero vi sia piaciuta per farvi capire quanto poliedrica può essere un'attività basata su questi mattoncini, proprio perché mi permette una possibilità d'azione praticamente infinita. Tra le altre risorse utili, ovviamente, questo è un incontro molto introduttivo, ma se vi piace, insomma, approfondire queste tematiche, sapete che la vostra scuola può sempre richiedere un corso certificato Lego Education a noi di Campus Tour come partner e saremo felici di affiancarvi, quindi di trovare insieme delle nuove tecniche, delle nuove strategie, delle nuove storie da portare insieme. La nostra formazione è certificata anche dal Ministero dell'Istruzione per l'aggiornamento appunto del personale della scuola, quindi vi possiamo assolutamente supportare, inserire i corsi su Sofia e inserirli nella nostra piattaforma. Abbiamo una piattaforma di e-learning dove potete poi ritrovare tutte le risorse utilizzate durante i corsi, sia in presenza che quando si svolgono a distanza e quindi inevitabilmente attraverso la piattaforma. I contenuti che proponiamo sono sempre afferenti da un lato alle materie, diciamo, tradizionali, quindi scienze, tecnologie, italiano, io ce ne metto sempre moltissimo, arti, matematica, dall'altro a competenze trasversali, quindi creatività, problem solving, lavoro in gruppo, comunicazione, collaborazione e così via. E poi ricordatevi che c'è sempre l'elemento fondamentale quando si fanno questo tipo di esperienze, il divertimento per i ragazzi, che è sempre molto consistente, ecco. Altre utili opportunità, come vi dicevo, First Lego League, che vi consiglio sempre di prendere in considerazione come possibilità formativa per i vostri ragazzi. Formazione STEM. La formazione STEM ve la segnalo perché per chi fa il bando STEM interamente con noi c'è un corso di formazione, diciamo, d'avvio generico sulle STEM già incluso, quindi che verrà svolto a fornitura, diciamo, ultimata. Quindi è sicuramente un'opportunità in più che vi viene offerta proprio per chi si affiderà interamente a noi per la fornitura. Domande? Sono stata bravissima, però per una volta nella mia vita ho rispettato i tempi, che per chi fa i webinar con me sa che non è esattamente una cosa comune. Allora, sì, per i prezzi, dico la verità, non li ricordo a memoria, ma li trovate sempre i più aggiornati sul sito Campus Tour. Quelli sono quelli che fanno riferimento. Sapete che sul sito sono già i vati. E quindi fate riferimento a quelli. Ovviamente viene proposto sia il set singolo che il set per la classe, per la mezza classe, eccetera, eccetera, per cui ci sono varie soluzioni. Tra l'altro, il set è inserito anche nelle matrici di spesa pronta che avevamo sviluppato per il progetto STEM a suo tempo, per cui li trovate anche nella sezione dedicata al bando, informazioni sui prezzi. Sì, per chi evidenzia una variazione di prezzo verso Spike Essential è praticamente inesistente, su altri prodotti sì, è più consistente, è dovuta al momento storico, cioè costano proprio di più, costa di più il prodotto in sé, costa moltissimo di più il trasporto, perché costano di più i carburanti, eccetera, per cui ovviamente i trasportatori ci chiedono un impegno maggiore, insomma, per coprire i costi, ma proprio le materie prime stanno costando. Non so se qualcuno di voi riesce a fare la spesa spendendo ugualmente a quanto spendeva a settembre-ottobre, mi dica dove va, perché io spendo molto di più anche solo per un pacco di pasta, ecco. Quindi inevitabilmente è quella cosa. Per cui se avevate considerato un determinato prezzo, adesso è variato, dovete cambiare la quantità. Si può cambiare la quantità rispetto al bando STEM. Si può, basta non azzerare completamente una categoria o non andare ad attivare una categoria che non avevate previsto nella presentazione della domanda, però le variazioni sono assolutamente contemplate, soprattutto rispetto al particolare momento storico e alle conseguenze, diciamo, o sulla reperibilità di certi strumenti che non si trovano, o sui prezzi, appunto. Allora. Ok, se vi posso rispiegare, allora la storia non ve la rispiego, nel senso che sarebbe un po' ripetitivo, penso, però sapete che la registrazione e
Le slide ve le passo, quindi poi ve le potete riguardare e sono ovviamente a disposizione, soprattutto sui social, così per eventuali delucidazioni nel momento in cui vi andate a vedere le slide e qualcosa non è chiaro. No, ovviamente non è vincolante la combinazione con Google Presentazioni, è solo uno strumento che ho utilizzato io per fare storytelling, perché è uno strumento con cui mi trovo bene, ma un altro si trova bene con PowerPoint, si trova bene con Canva, si trova bene con Book Creator o si trova bene semplicemente con la macchinetta fotografica e il monitor interattivo che ho in classe, nessun problema, o semplicemente raccontando la storia a voce in classe o su un foglio, nessun problema. Cioè, sono tutti modi diversi di espressione. Io ho scelto questo perché si sposava bene anche con la modalità del webinar, nel senso che mi veniva facile condividervi lo schermo, sarebbe stato più difficile mostrarvi un cartellone di carta, magari con i disegni, non si sa, la resa non sarebbe stata uguale. Però assolutamente è solo un'idea. Ho usato Google Presentazioni personalmente perché lo trovo più semplificato, quindi più adatto rispetto ad altri strumenti, all'età, degli studenti con cui vado a lavorare, comunque studenti della scuola primaria. Ci sono strumenti, altri strumenti ancora più facili, ma magari non così difficili, scusate, non così diffusi. Google Presentazioni è gratuito, quindi lo possono utilizzare tutti senza spese aggiuntive per la scuola. Allora, no, i personaggi non hanno delle istruzioni, cioè guidate particolarmente chiare, quindi non mi viene descritto come vestirli, come accessoriarli, eccetera. In qualche modo viene proposta una divisione tra i vari personaggi, ad esempio appunto quello con la faccina, con le lentiggini di solito viene reso come il più basso, quindi il bambino più piccolo, ma non è assolutamente vincolante, non c'è una descrizione particolarmente dedicata o accurata a questo aspetto. La costruzione no, non è descritta, quindi non è tra le attività proposte da Lego Education, la costruzione che vi ho mostrato, che ho utilizzato io per reinventare Cappuccetto Rosso, però ha preso elementi, diciamo, di tre modelli diversi fondamentalmente per ispirarmi, poi li ho semplicemente ricombinati tra loro per assolvere alle mie funzioni, che è una cosa che risulta molto naturale nel momento in cui prendo confidenza con il set, non vi preoccupate, non è nulla di straordinariamente difficile, anzi, con Spike Essential, ad esempio, a Natale vi avevamo mostrato come ricreare le renne, l'albero di Natale, eccetera. Quella è una struttura magari dove ci devo pensare un po' di più, ma per una struttura così semplice, con una casetta, con un sensore, un attuatore, quindi con la matrice, è tutto molto semplice. Va bene, allora io credo di aver risposto alle domande, diciamo, generiche, quelle un pochino più specifiche. Allora non riesco a capire tanto, c'è una domanda molto specifica su un progetto. Vi chiederei per le domande sulle variazioni dei progetti, eccetera, per il bando STEM, sempre, mandarci magari la domanda che avevate presentato, al Ministero, con una richiesta di progettazione a info@campustoro.it e vi invieremo un preventivo che risponda in qualche modo a quello che avete inviato, magari spiegandoci anzi, anche a parte cosa intendevate acquistare, cosa vi piaceva, se qualcosa insomma vi aveva stimolato particolarmente l'ingegno, indicandoci appunto questi aspetti e vi risponderemo. Faccio solo una puntualizzazione, stiamo ricevendo veramente tante tante richieste, anche perché molti progetti di fatto subiscono delle variazioni, eccetera, per cui molte volte una stessa scuola ci chiede 3-4 volte di tornare sullo stesso progetto. Per cui siamo sulle 150 richieste al giorno, per cui non vi aspettate che se ci scrivete oggi vi risponderemo oggi. Vi rispondiamo comunque, soprattutto se ci mettete una scadenza, ad esempio per gli acquisti diretti, eccetera, vi rispondiamo sicuramente entro la scadenza, però magari non immediatamente, ma andiamo proprio in ordine di arrivo, proprio per una particolare congiuntura. Vi ricordo infatti che
E il bando STEM per le prime 3.000 scuole, insomma per le prime scuole entrate in graduatoria, richiede l'impegno di spesa entro il 15 aprile, che non è proprio lontano, eh? Siamo a marzo, cos'è, il 2 marzo oggi, quindi un mesetto neanche di lavoro, cioè nel senso che è un mese e mezzo, però poi mese e mezzo, togli weekend, togli i giorni in cui ci sono riunioni, consigli, eccetera, il tempo a disposizione non è moltissimo, anche perché poi, ad esempio, per l'acquisto diretto con carrelli personalizzati, eccetera, su MEPA, ad esempio, non è che voi lo richiedete e tra un secondo è su MEPA, MEPA ha anche dei tempi tecnici, tutti suoi, diciamo, e quindi conviene sempre prendersi con un 2 o 3 giorni di lasco, ecco. E assolutamente si può procedere con acquisto diretto perché si è sotto sia il massimale di spesa classico che al massimale di spesa, diciamo, alzato in seguito all'emergenza pandemica. Ok, io credo di aver risposto a tutte le domande appunto generali. Spero vi siate divertiti, spero vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche idea e di non essere stata troppo noiosa o banale. Qui trovate tutti i nostri riferimenti, sia per quanto riguarda il sito che soprattutto per le pagine social che vi consiglio sempre di andare a spulciare perché questi gruppi tematici che vi consigliamo sono veri e propri punti d'incontro in cui vi potete confrontare con altri docenti, diciamo, con la vostra stessa passione. Penso ad esempio al gruppo Facebook proprio dedicato alle attività didattiche con Lego, in cui potete mettervi in gioco, trarre ispirazione, condividere quello che fate con i vostri studenti, ad esempio, per ispirare altri colleghi, per mostrare quello che state facendo, in qualche modo aiutarci, tutti a sentirci un pochino più vicini, anche se l'Italia è già lunga, di per sé e questo momento, insomma, non incoraggia molti viaggi. Ecco allora che il digitale ci viene un po' in aiuto. Spero che in questo senso, vi aiutino anche i nostri webinar. Prima di lasciarvi, vi ricordo ancora una volta, proprio perché ci tengo, l'iniziativa benefica che abbiamo avviato in favore, dei bambini ucraini. Trovate tutte le informazioni per aderire o per saperne di più sul blog Innovation for Education, si chiama STEM for Ukraine, che potete usare anche come hashtag se volete condividerla nei social, insomma, per sensibilizzare anche colleghi, parenti, amici. E, vi chiedo solo di spendere magari 5 minuti per leggere di cosa si tratta sul blog Innovation for Education e per dedicare un pensiero, insomma, a bambini che già erano in difficoltà e che sicuramente sono in una situazione che farebbe paura a tutti. Grazie di cuore per essere stati con noi come sempre. Ah, piccola cosa, prossima settimana ci saranno due nuovi webinar per cui sospendiamo Lego Education solo per una settimana, nel senso che non volevo sovraccaricarvi di impegni, per cui non ve l'ho messo in queste slide, però probabilmente ve le inserisco già prima di inviarvele. Ci rivediamo con i webinar STEM Lego Education tra 2 settimane con Spike Prime. Quindi vi metterò tutti i dettagli quando vi inviano i colleghi i certificati di partecipazione agli incontri di oggi. Grazie ancora e buona serata.